Francesco Della Chiara, agronomo CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino. Siamo qui per illustrare un progetto della Regione Marche, misura 1.12, in cui andremo ad illustrare le opportunità per le aziende agricole riguardo alla tartoficoltura. Inoltre daremo importanti e utili consigli agli acquirenti e consumatori finali. Il primo argomento che tratteremo oggi è la lavanda nelle tartufaie coltivate. Una doppia opportunità, andiamolo a scoprire insieme. Le tartufaie coltivate si coltivano tutte allo stesso modo? No, direi di no, anzi è proprio specifico per ogni tipo di tartufo avere un itinerario tecnico di coltivazione, per cui esistono tartufaie di nero pregiato, di estivo, di uncinato, di brumale, ecco, diciamo che c'è una varietà funzionale proprio ai tipi di tartufo che si devono coltivare. E dal punto di vista storico, quali realtà hanno attuato la coltivazione della lavanda e del lavandino all'interno delle tartufaie? Beh, direi che proprio storicamente gli inventori di questa utilizzazione sono i francesi e soprattutto nella zona del sud della Francia, la Provenza, che ha cittadine molto note come Digne, come Grasse, che hanno fatto della lavanda e del lavandino proprio un richiamo turistico. Per venire in Italia, io mi ricordo all'inizio delle mie ricerche, proprio negli anni Ottanta, esistevano ancora nelle tartufaie di nero pregiato della provincia di Macerata delle coltivazioni intercalari di lavanda e di lavandino. Perché la coltivazione della lavanda e del lavandino all'interno della tartufaia è un'opportunità? Beh, potremmo dire perché, allora, intanto storicamente lo è già stato. Potremmo dire che è una nuova opportunità, soprattutto nel caso del tartufo nero pregiato, essendo l'entrata in produzione magari dilazionata 6, 7, 8 anni, no? Parlo di produzione consistente, non di inizio produzione, e godendo di una spaziatura molto larga fra le file, e soprattutto per chi utilizza una lavorazione del suolo localizzata, resta un ampio spazio e chiaramente può essere sfruttato per queste coltivazioni intercalari. Chiaramente è un'opportunità se poi accanto a questa ci sono degli opifici, degli stabilimenti che ritirano il prodotto, diciamo che ecco, potrebbe essere un'opportunità. Quindi nella fattispecie come si procede per inserire la coltivazione della lavanda e del lavandino all'interno di una tartufaia? Diciamo che nell'interfila dove esiste lo spazio bisogna preparare il terreno è come una semina, a volte si usano dei trapianti, dei semenzali, delle piccole piante che vengono messe in fila e poi si accudiscono proprio come una coltura intercalare, quindi con le lavorazioni del suolo, le sarchiature e poi fino ad arrivare alla raccolta dell'infiorescenza, no? Che deve servire poi per estrarre grassi, oli e quant'altro, profumi. Può fare un esempio più nello specifico di coltivazione del nero pregiato e dello scorzone, ad esempio? Sì, diciamo che ecco, per quanto riguarda il nero pregiato, la gestione del suolo, della pianta e dell'acqua, perché ricordiamoci che stiamo coltivando un fungo sotterraneo, avviene in determinate maniere. Certamente è il tartufo più esigente dal punto di vista della coltivazione, però è anche vero che è il più rispondente, cioè dà maggiori soddisfazioni perché, come potrei dire, è preciso nelle risposte, per cui la gestione avviene dopo aver verificato con le analisi del suolo la possibilità che ci siano condizioni adatte, ma anche di clima, anche di ambiente, anche di vegetazione, quindi è un sito idoneo per la coltivazione del nero pregiato. La gestione deve avvenire con una lavorazione del suolo localizzata che serve a fare che cosa? A potare le radici, cioè ad aumentare il numero di apici suscettibili di essere micorizzati dal tartufo. Ma facendo questo si dà uno sviluppo enorme alla pianta, quindi la potatura serve a raccorciare questa eccessiva vigoria, perché succederebbe che il nero pregiato, micelio, non sta dietro l'accrescimento delle radici, quindi noi limitando la vigoria della pianta facciamo in modo che la simbiosi, no, e la proliferazione del micelio e la fruttificazione avvenga meglio. Chiaramente la terza cosa da gestire è l'acqua, perché serve sia per ingrossare il tartufo, ma direi addirittura per concepirlo, soprattutto in questi cambiamenti climatici dove
la siccità regna sovrana anche nella primavera, poter dare dell'acqua, si creano delle condizioni di umidità del suolo favorevoli al concepimento dei tartufi e successivamente all'ingrossamento. Questo grosso modo è per il nero pregiato. Per l'estivo, che invece è un tartufo un po' strano, che si colloca, oseremmo dire, quasi più vicino al bianco, anche se come il nero pregiato brucia la terra, produce una marasmina e quindi anche lì osserviamo il pianello, perché il suo modo di accrescimento è molto più simile al tartufo bianco, per cui le stesse operazioni colturali che ho fatto, che ho elencato per il nero pregiato, vengono fatte ma in misura, come dire, meno assidua, no? Si guarda un attimino la pianta se è necessario potarla, perché è anche un tartufo che matura d'estate, quindi non deve andare incontro alla siccità estiva, perché ha già prodotto prima, magari ecco sono più importanti le condizioni invernali, quindi la gestione deve essere un po' differenziata e oculata. Diciamo che questo vale per tutti i tartufi, non si può utilizzare pedissequamente un itinerario tecnico di una specie su un'altra, perché sono tutte specie differenti, la natura ce lo insegna. Il nostro speciale di oggi finisce qui, ma continuate a seguirci perché il prossimo appuntamento sarà con il calendario culturale delle tartufaie.